Allora, Presidente Marinelli, prima presa di contatto con Mister Podestà, l'abbiamo visto molto determinato nel far bene, è un momento comunque di svolta, necessaria forse per il Savona. Sì, necessaria, perché comunque ormai non abbiamo più tanto tempo per provare a vincere questo campionato, che ovviamente è il nostro primo obiettivo insieme alla Coppa, perché la Coppa non la vogliamo assolutamente sottovalutare, vogliamo andare poi ad Alvenga la prossima settimana a cercare di ribaltare il risultato dell'andata. E credo e crediamo, abbiamo insieme a Sinopia, Chiarlone e Cocito pensato a mister Podestà, perché secondo noi può darci la sua esperienza, che è tanta, perché abbiamo preso un grande allenatore, e può riportare la savonesità che sta mancando all'interno del gruppo. Può far capire ai ragazzi dove stanno giocando, perché alcuni probabilmente ancora mentalmente non sono proprio focalizzati in questo, e io sono convinto che possiamo ancora farcela. Possiamo ancora farcela insieme ai tifosi, a tutti, alla città, possiamo vincere questo campionato che magari è sottovalutato dai più, ma in questo momento la nostra Champions League, cioè, perché per il progetto vincere questo campionato è molto importante. Le dinamiche di campo hanno, come dire, catalizzato un po' l'attenzione in questi ultimi giorni, c'è però da dire che settimana scorsa c'è stato un passaggio importante a Legino con la visita dell'amministrazione comunale, c'è stata una presa di posizione abbastanza chiara da parte del comune, dove sostanzialmente hanno proposto la loro intenzione di dare una concessione a breve termine per poi a dar vita a un progetto più ampio al Bacigalupo insieme al campus universitario. È una cittadella dello sport. Di fatto il progetto, quello da voi presentato, è stato bocciato. La domanda è implicita: ci sarà, continuerà l'impegno di Simone Marinelli, del gruppo che ti affianca nel Savona, dopo questa decisione, oppure è anche pensabile andare a una sorta di mediazione col comune, oppure addirittura una rinuncia da parte vostra alla progettualità futura? Allora, io partirei da quando il nuovo assessore ha dichiarato che non avevano ricevuto, questo lo ricordate, sono sue dichiarazioni, progetti dall'attuale Savona Calcio. Io ho voluto quest'oggi consegnarti una copia del progetto con le mail fatte al comune, con le date, gli orari, perché noi non diciamo bugie, noi non siamo politici, perché i politici stanno dicendo tante bugie a Savona. Noi siamo persone serie che hanno presentato prima il progetto, che era l'abbattimento dell'attuale stadio e la costruzione di uno stadio nuovo, che non si può fare e va bene, e poi abbiamo presentato un progetto, che è quello che ci aveva chiesto il comune, di ristrutturazione dell'attuale, che ti ho consegnato, poi spero che tu lo farai vedere a tutti. E c'è stata questa riunione a Legino, sono venuto a conoscenza di quello che ha detto l'assessore e il sindaco, e praticamente quello che hanno detto è che chi vincerà il bando dovrà fare gli interventi di manutenzione, loro metteranno questi 50.000 euro per il manto erboso in erba vera, che ricordiamoci non sono soldi che hanno tirato fuori loro, ma vengono dalla vecchia giunta comunale. Dall'escussione della fideiussione della vecchia società. Esatto, loro si sono ritrovati con questi 50.000 obbligati a spenderli e hanno deciso di fare questo manto erboso in erba vera. E dopo queste ultime, cioè, loro vogliono che qualcuno si occupi della manutenzione, che, guarda, te lo dico, ci vorrà più o meno tra i 250 e i 300.000 euro, e gli darebbero la concessione per 3 anni. Per poi rifare un bando, che probabilmente la loro idea è quello di darlo al campus universitario, eccetera eccetera. Quindi io, il progetto che ti ho consegnato è un progetto di fattibilità. Loro si sono rifugiati con la scusa di dire che non c'è stata la fideiussione bancaria, non c'è stata, perché loro hanno bocciato il progetto di fattibilità che ti ho dato, perché poi qualora fosse diventato final project, io avrei messo le garanzie bancarie, che tutti sanno esserci, il geometra De Rosa che ha fatto sa delle garanzie bancarie, se non si impegnava a fare questo progetto, ma lo sanno anche loro. Quindi dopo queste ultime presa di posizione del sindaco e dell'assessore, io mi tiro completamente fuori dal Bacigalupo, a me non interessa più il Bacigalupo, io farò quest'anno a Noli, probabilmente anche il prossimo anno, perché sono d'accordo col comune di Noli, poi andrò a vedere, tra 2 anni scadrà il bando del Rufinengo, 2 o 3 adesso non mi ricordo, farò rinnovo l'area dei droni per tutta la città, per tutto
diciamo, la zona di Savona per vedere se ci sono possibilità di fare uno stadio ex novo, di costruirlo. E qualora la trovassi una soluzione, spenderei i miei soldi per fare uno stadio nuovo, completamente da capo, richiamarlo comunque a Cigalupo, comunque a qualcuno legato a Savona di storico. Ma a questo punto ci sono altre società, c'è il Team, c'è la Veloce, c'è lo Speranza, c'è l'Egino, c'è la Priamar, faranno loro la gara di appalto, metteranno loro 300.000 euro, chi la vincerà, e lo otterranno loro per 3 anni. Il mio Savona, finché io sarò presidente, non farà più niente per il Bacigalupo. Ho già fatto troppo, sono già stato rimbalzato. Pensate che l'assessore si è visto con Grenno, presidente onorario, la settimana scorsa, è con Mordeia. E Mordeia ha saputo all'ultimo, 10 minuti prima di questo incontro, in modo che non poteva avvisarmi, perché l'assessore ha detto che non sono gradito, e gli ha invitato Mordeia in comune per discutere di questa cosa qui. Mordeia gli ha detto serenamente che non avete capito, che i soldi li mette Marinelli e io, senza il mio socio, non muovo un dito, non vado contro il mio socio, vengo da voi di nascosto da Marinelli. Quindi stanno, poi non so perché ce l'hanno con me, io non ho mai fatto niente al comune di Savona, ma il Savona Calcio non metterà più un euro per i Bacigalupo. Una scelta definitiva la tua, o in caso di apertura del comune puoi ancora eventualmente tornare sui tuoi passi? Io non sono più in condizione di trattare con certa gente, quando tiri tanto una corda poi si spezza, quindi i miei sforzi economici che sto facendo e che andrò a fare nei prossimi anni per il Savona saranno fuori il Bacigalupo, perché mi sono veramente stufato di trattare con certa gente che non rispetta neanche comunque il lavoro e l'impegno di chi lo sta facendo veramente per il Savona Calcio, non come loro che stanno facendo tutto tranne il bene del Savona Calcio.